la recensione più chiesta nella storia di Arte per Te. E benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi mi accingo a fare la recensione più richiesta della storia di Arte per Te. Vi ho recensito materiale di ogni tipo, di ogni forgia, materiale stupendo, materiale nobile, materiale di un'importanza incredibile nel panorama della storia dell'arte, e la recensione che ha più richieste, sapete qual è? Quella dei pennarelli doppia punta Touch 5 presi su Amazon. I pennarelli simil, molto simil Copic, più richiesti della storia dell'umanità, almeno qui su Arte per Te. Oggi infatti vedremo se questi pennarelli funzionano, se sono un buon pennarello o se sono una grande fregatura. Però prima di andarli a provare insieme, voglio ricordarvi che se vorrete potrete supportare Arte per Te attraverso il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Vi linko qua il video in cui vi spiego il perché di questa mia scelta. Se vorrete farlo, io ne sarò felice. Se non vorrete farlo, non ci farà assolutamente nulla. Sarò felice lo stesso di avervi qui con me a seguire un mio video, quindi grazie comunque. Vi aspetto anche sui miei altri canali YouTube: Ombretta, il mio canale di lifestyle, beauty, cose da ragazza, e Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina che ho insieme a mio maritino Gabriele. E vi aspetto anche su Instagram e su Facebook: pennello bianco su fondo rosso, e vi si dischiuderanno altri due mondi di Arte per Te: il mondo fotografico su Instagram, il mondo dei post su Facebook. Quindi venitemi a trovare su tutti i miei social, in una parola soltanto. Adesso basta chiacchierare, spostiamoci di là e andiamo a vedere come sono i Touch 5. Ed eccoci finalmente pronti a provare i nostri Touch New, i nostri colori che hanno più diciture. Allora, qui si chiamano Touch New e nel packaging invece sono siglati Touch 5. Allora, sono 68 pennarelli in diversificate nuance. Ho ritirato a parte 3 blender, perché i blender vengono consumati nel tempo e quindi ne voglio sempre uno. Ho fatto un ordine unico, vi metto i link, li ho presi su Amazon, non ricordo il prezzo, lo trovate giù nell'info box, ma sui 32, non ricordo, sui 32 euro. E con i Touch New arrivano anche queste due penne, una penna in gel bianco e una penna del 0,5 mm. Guardate, piccola piccola questa punta, proveremo proprio tutto. Quindi adesso, per provare questi bellissimi, spero bellissimi, colori, prendo il blocco tecnico della Fabriano, perché è un blocco super affidabile, per intenderci è quello dove ho disegnato con i Copic, perché mi dà molta affidabilità, ha una carta dalla fibra molto compatta, riesce comunque a prendere bene il colore e riesce a farlo spandere contemporaneamente senza farlo sfrangiare. Prima, allora, questo che vedete è un disegno fatto con i Copic e voglio farvi vedere che i Copic trapassano la carta, pur essendo una carta abbastanza grammata, perché questa è una carta da 240 grammi. Quindi i Copic non sono poi questo miracolo, cioè sono questo miracolo, perché vedete come dipingono con queste sfumature, non disegnano, appunto dipingono, però voglio anche dirvi che anche i Copic passano il foglio. Siccome come sinonimo di qualità voi spesso mi chiedete: ma passano il foglio? Questo non significa che un colore sia migliore di un altro, perché molti colori buoni il foglio lo trapassano. Adesso cominciamo subito a provare le nostre nuance. Le proverò a chiazza, a striscia delle punte, e poi su soltanto alcune tinte farò gli esperimenti col blender e via discorrendo. Allora, cominciamo subito. Allora, che ne dite se cominciamo proprio a fare questi esperimenti di blender? Innanzitutto con un bel colore che ci piace tanto, un brillant blue, avanti, un brillant blue, un colore che io non uso mai. Con un bel colore che ci piace tanto, vediamo come si comportano, come sono formati.
formati. Innanzitutto, come potete vedere, hanno due tappi perfettamente uguali, ma a differenza degli altri, io questi li riesco a riconoscere bene perché hanno la punta fine e la punta seghettata ben definite, non da dei trattini ma proprio dal disegno. Io sono così, ho bisogno di queste cose elementari. Il numero lo trovate sulla parte superiore di ogni tappo, così se doveste lasciare in giro il colore sapreste facilmente riconoscerlo. Il colore, come vedete, è un bel colore che si spande molto uniformemente, molto bello, e che vedete, se voglio sovrapporre, riesco anche a sovrapporre l'uno sull'altro creando delle differenti nuance di colore dal più scuro al più chiaro. Quindi si comportano esattamente come dei marker comuni. E poi anche la parte bellissima, anche la parte a punta grossa è veramente molto molto bella. Quello che si ha è questo o questo. Utilizziamo anche la penna, si presentano molto 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 bene. Continuiamo con la prova di tutti i colori. Io quindi farò la prova scalata, la prova del marker grosso, i due passaggi e la punta. Avevo dimenticato di fare le gradazioni di colori, ne faccio 3 gradazioni di colori, ma voi sapete che fino a 5 vengono fuori agevolmente. Vediamo adesso con i primi passaggi come si comporta. Vedete, trapassano il foglio e sicuramente trapassano enormemente. Perché? Perché sono pennarelli ad alcol, il loro medium è l'alcol, quindi è molto più potente e aggressivo di un medium ad acqua. Ovviamente è così, quasi tutti i pennarelli ad alcol trapassano il foglio. Wow, questo blu di Prussia è qualcosa di impressionante. Wow, è bellissimo. Voglio dire, io sto facendo due passate, ma volendo, se voglio togliere ed eliminare le tracce, è bellissimo, bellissimo, bellissimo. Poi sono super carichi di colore, non stentano, i colori sono molto fluidi, vedete? Faccio lunghe passate, eppure sono molto fluidi e molto molto carichi. Anche ad andare in piccole porzioni si colora facilissimamente. Bellissimi, non sfrangiano il foglio pur essendo molto imbibiti. Non rovinano quindi il vostro foglio. Questo è il 69. Veramente, veramente stupendi. Fino adesso si stanno comportando alla grande. Adesso provo tutta la parte dei grigi, che veramente è infinita. Allora, volevo farvelo vedere perché questa è una cosa da segnalare. In questa confezione da 68 i grigi sono tantissimi. Ecco qua, diciamo che 4, 8, 12, 16, 20 colori sono grigi, il che mi piace un sacco per le ombreggiature, perché con i diversi grigi potete aggiungere le ombreggiature ai vostri colori normali. Quindi i grigi li farò qui più piccolini. Prendiamo la parte dei grigi caldi, indicati con V come warm gray, e allora andiamo dal più scuro, che era quello prima di questo. Wow, che bello, proprio è pazzesco, ha asfaltato il foglio. No ragazzi, sono bellissimi. Quando passo il colore nel foglio, non so se riuscite a vederlo, ma
lo bagna e al tratto successivo lo asciuga. È una cosa pazzesca. Si asciugano in un lampo. 4 tonalità di grigio, fantastico. Poi c'è la famiglia dei blue gray, cioè tutti i grigi con il blu. Vediamoli. Adesso è il momento, quelli che vedete adesso sono tutti i grigi freddi. C'è anche qui il 9, il 7, il 5, il 3 e l'1. Di tutte le gamme ci sono, le gamme vanno quindi per colori dispari. Mi metto accanto così il grigio caldo e il grigio freddo. Wow! Wow! Beh, penso che la differenza tra caldo e freddo si percepisca immediatamente. Azzurri e verdi. Gialli e i marroni. Questo è l'unico colore che non mi piace, tradisce molto il tono perché non è per nulla giallo ocra come dice l'etichetta ed ha difficoltà nella parte a pennarello a passare, ma su quelli che ho provato sino adesso, e sono tantissimi, è l'unico che non mi sta dando soddisfazione. Andiamo avanti. Quattordici, rosso vermiglione, poi 12, rosso corallo, sì. Con i toni ci siamo, anche con le nomenclature dei nomi, tranne l'ocra. Eppure l'ocra ora è diventato ocra. Visto? È il verde oliva che non è tanto verde oliva, ma l'ocra è ocra. Mi sono pentita di non aver preso la serie completa perché c'è anche quello da 120 pennarelli, deve essere proprio bello, poi come set dico, chissà, la prossima volta, il prossimo Natale. Poi andiamo di rosa, anzi di viola, Purple Pearl. Wow, un rosa fluo anni 80 di quelli sparaflesciatissimi. Allora, innanzitutto cosa dire sui colori? I colori hanno una buona impugnatura, sono comodissimi, non stancano la mano. Io ne ho provate molte pagine e posso dire che non stancano la mano. Come vedete, trapassano la superficie del foglio, quindi non potrete disegnare in fronte retro. Ovviamente non si disegna mai in fronte retro, ragazzi, però ve lo dico così per dire. Bellissimi colori, tutti pieni. L'unico che mi ha dato qualche problema nella parte di stesura a punta fine, il 101, il giallo ocra. Inoltre dico che il giallo ocra appena steso tende troppo al verde, una volta ben asciutto ritorna ocra. La punta mi pare un po' secca, vediamo, adesso lo capovolgo, forse il tampone non aveva toccato da un po' di tempo la punta, invece adesso mettendoli in orizzontale l'alcol si spanderà in tutta la lunghezza del pennarello. È il 41 che è il verde,
verde oliva non mi pare poi un così verde oliva, le uniche due cose, ma fate conto che non ho la serie completa e quindi mi mancano tutti i numeri pari che saranno appunto le serie di congiunzione che avranno i colori esatti, tipo il 44 sarà un verde oliva bello carico che io non ho, io il 43, il 41, mi mancano il 42 e il 44. Che altro dire, sono tutti vividissimi, tutti carichi di colore, tutti bellissimi. La cosa che mi ha dato un po' fastidio è stata l'apertura dei tappi. Ora, questa era la prima volta, ma come vedete si fa un po' fatica ad aprire, sono ben sigillati, ecco, guardate, si chiudono e poi sono ben sigillati per aprirli, quindi all'inizio vi verrà un po' scomodo disegnare perché ogni volta dovrete fare questo lavoro per aprire, non è una cosa, a me si è arrossata la mano aprendoli tutti e 68 uno di seguito all'altro, però c'è anche da dire che questo garantisce una buona chiusura ermetica, preferisco che siano ben chiusi piuttosto che lenti di tappo, quindi mi piace che il colore sia segnato da entrambi i lati, mi piace la distinzione ben chiara sul pennarello e mi piace la vivacità dei toni, ci sono tutti i toni più belli, la vivacità dei toni già in questa confezione da 68 mi piace molto. Certo, per me che sto attenta al colore, con un piccolo impegno economico in più, oggi come oggi mi mordo le mani perché avrei potuto, ora che so che funzionano, mi dico avrei potuto prendere la confezione da 120, motivo per cui la confezione da 120 me la metto giù nell'info box, perché se siete incerti ma avete da spenderci di più perché li volete, io vi consiglio la 120 che non la 68, quindi ve le metto tutte e due. In dotazione arriva anche questa penna che è la 0.5, voilà, che ha un bel tratto molto molto sottile, ottima per gli zentangle direi, molto molto sottile, niente di particolare. E poi c'è una penna gel bianca, voglio dire, una penna come tante, queste due ci sono o non ci sono, praticamente lo stesso, certo non compro il set per quelle penne. Adesso vediamo un pochino, vedete macchia anche il foglio, quindi mettete sempre una base sotto. Adesso però quello che invece mi interessa sapere è l'unione tra i colori ed i blender, questi tre sono uguali, quindi io ne ho preso una confezione da tre, ne userò soltanto uno e vediamo un pochettino come funzionano. Che ne so, prendiamo un disegno così che mi trovavo qui per caso e vediamo di fare questa foglia. Dopo aver colorato una foglia con due verdi, con lo sketch marker tiro fuori qualche lumeggiatura. Lo sketch marker dovrebbe proprio essere quello che mi permette di leggermente spostare il colore, eccolo qua, sì, e tirare fuori qualche screziatura nelle parti che voglio più in evidenza, tipo qui. Vedete, mi permette di fare questi giochi di luce attraverso la rimozione di alcune parti del colore. Mi piace, non è proprio un blender nella accezione comune, cioè quello strumento che fonde assieme i colori, è più un rilevatore dei chiari e quindi piano piano si può modellare il colore rimuovendo magari le parti già date con questo, oppure texturizzare un colore passandoci appunto, come vi dicevo, sopra con questo pennarello e tirando fuori una vera e propria texture da un qualcosa che si era da una base liscia, quindi o creare delle sfumature o creare delle texturizzazioni, a questo serve
lo stitch marker, mentre per quanto concerne i colori, tutto quello che c'era da dire sulla stesura ve l'ho detto. Si comportano molto bene, sono molto affidabili, il colore si assesta nei 20 secondi successivi la stesura per alcuni, per esempio l'ocra, il verde oliva, non sono stati da subito come li vedete in finale. Adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo per le considerazioni finali. A dopo! Come sono questi pennarelli? Meravigliosi! Certo, non belli come i fratelli blasonati, ma sicuramente degli ottimi, 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 ottimi pennarelli. Se ve li consiglio, sì. Se disegnate a pennarello, marker, se vi piacciono i disegni all'inchiostro, se fate manga, sì, assolutamente sì. Valgono questa minima spesa, hanno una massima resa, hanno una buona durata, una bella lucentezza, sono degli ottimi, ottimi pennarelli. E quindi consigliatissimi da Ombretta ed Arte per Te. Sono stata contenta di questo acquisto perché non ho buttato i soldi, ero convinta invece di averli un po' gettati via e invece no, mi sono trovata un buon compendio lavorativo, sono molto contenta di questo. Se questo video vi è piaciuto, spennarellatemi un pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e soprattutto lasciatemi tanti commenti qua sotto dove mi dite cosa ne pensate del video. Basta parlare, vi do appuntamento sempre qui per il prossimo video dedicato naturalmente al Natale. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao!